Allora, buonasera di nuovo a tutti. Ecco, è arrivato il sindaco, diamo la parola a lui e poi andiamo subito a cominciare. Bene, buonasera, un benvenuto a tutti, anche a tutte, anche a chi ci segue in realtà in sala consiliare, perché quest'anno, decima edizione, abbiamo, come dire, fatto il botto davvero e quindi abbiamo anche questo appuntamento in diretta streaming in contemporanea in sala consiliare per chi per esigenze di spazi qui non ha trovato posto. Questo è già un elemento che ci dice, quanto sta diventando importante, questo appuntamento. Siamo alla decima edizione di Bruma. Ma vedo tra di voi delle facce note, nel senso di persone che magari hanno familiarità con questo appuntamento annuale che quest'anno ci ha fatto attendere un pochino di più, ma per dei buoni motivi, come poi vedremo stasera, vedo anche delle facce che sono inevitabilmente e giustamente legate all'appuntamento con l'autore del momento, e questa è l'altra caratteristica importante. In entrambi i casi, allora, benvenuti o ben ritrovati a questo appuntamento di Bruma. E intanto grazie a chi organizza questa bellissima idea e a chi la rende concreta e fattibile. Quindi grazie alla biblioteca, grazie a Laura Valli e grazie a Camilla Corsellini che avrà questo compito importantissimo di condurci dentro questo percorso. C'è una cosa sola che vi voglio dire, secondo me il senso bello di Bruma, il perché nasce Bruma, il perché continua anno dopo anno e perché siamo arrivati a questa decima edizione con questa proiezione internazionale, quest'anno addirittura molto importante, sta, non so quanto sia sapiente, anzi è assolutamente sapiente e voluto questo gioco, sta secondo me nel titolo delle due serate che sono state pensate per quest'anno. Scrivere è una magia e leggere è una sfida. Pensate un po' quanto sono belle questi due titoli per la nostra attività. Scrivere è una magia, perché scrivere, poi ce lo dirà l'autrice che abbiamo qua stasera, scrivere una magia perché si parte tutti, partono da una pagina bianca, assolutamente vuota, e trasformare quelle pagine bianche in qualcosa che abbia senso, che sia importante, che sia profondo e che possa lasciare una traccia anche nei lettori, è davvero un'operazione importante. Ci vuol poco a scrivere. Scrivere bene e scrivere qualcosa di significativo non è scontato. E allora scrivere è davvero una magia, ma leggere è una sfida. Con tutto il rispetto, pensate oggi ai tempi dei social, ai tempi delle bufale, ai tempi delle verità alternative, ai tempi del fatto che paradossalmente tutti possono scrivere, anche i calciatori ormai fanno le autobiografie a 20 anni, con tutto il rispetto per i calciatori, scrivere. Leggere è una sfida, vuol dire che leggere è la sfida di scegliere che cosa leggere, di lasciare, di volutamente accogliere e portare con sé un testo, di accoglierlo, di accettarlo, di farsi provocare da quel testo. Ecco, Bruma è esattamente la sintesi perfetta di queste due cose, perché come si dice sempre nella pubblicità e nel volantino, Bruma non è la presentazione di qualche libro, o meglio, non è solo la presentazione di qualche libro. Bruma è un autore che si racconta e che racconta la sua vita e dentro questo racconto ci permette di scoprirne di più dei libri che ha scritto. E Bruma è per il lettore l'occasione per incontrare questo autore, per capire perché quella sfida il lettore l'ha accolta, per capire perché, il perché di alcune pagine, il capire il perché di quelle pagine che magari si sono tanto amate o di quelle che non si sono capite, le pagine che ti hanno segnato o le pagine che non hai compreso. Bruma è questo magico incontro, appunto, tra la magia dello scrivere e la sfida del saper leggere. Bruma è un incontro con l'autore, un incontro con un autore che ci racconta di sé, che ci permette così di sapere di più di quel che ha scritto e l'incontro con un autore che poi è disposto a raccontarsi ancora di più con le domande del lettore, con i dubbi e le curiosità. Questo gioco magico da 10 anni è Bruma. Per tutta questa magia che sappiamo creare, grazie davvero a chi ogni anno ci mette tempo, passione e cuore per creare tutto questo appuntamento, e grazie ai lettori, perché chiaramente a tutti voi, perché se siamo arrivati a una decima edizione di un appuntamento come questo in una realtà non grande di città, e se siamo capaci di richiamare tante persone al punto che da stasera abbiamo bisogno anche di un'altra sala, allora davvero il merito è anche di chi ci segue sempre. Quindi grazie e buona serata.
Allora andiamo a cominciare. Questa sera abbiamo il grande onore, voi lo sapete bene, di avere ospitare Amélie Nothomb, che è una scrittrice belga di grande successo. La sua carriera è iniziata nel 92, quando pubblicò Igiene dell'assassino, un libro che subito la fece amare moltissimo dai lettori. Sono seguiti molti libri importanti, importanti, veramente memorabili. E in questi giorni Amélie è in Italia per presentare Ricardin dal Ciuffo, che appunto è edito da Volant, come tutti i suoi libri in Italia, e noi questa sera cercheremo di costruire una specie di mappa per navigare in mezzo ai suoi libri come se fossero delle carte geografiche, cercare di capire un po' quali sono le sue piccole ossessioni, i suoi ritorni in termini di argomenti e anche di sentimenti anche. Cominciamo subito da come nascono le sue storie. Io sempre mi sono chiesta, perché sono sempre storie particolari e inedite, veramente, le sue trame. E ho sentito che lei trae ispirazioni dai luoghi più impensati, anche da conversazioni che lei può sentire su un autobus o da un frammento di giornale. Ci racconti come nascono le sue storie? De tomber enceinte, puisque je tombe enceinte de tous mes livres. Et là, je suis en train d'écrire mon 88e livre, donc je suis enceinte pour la 88e fois. Et cependant, chaque fois que je tombe enceinte, c'est toujours pour si peu de choses et c'est toujours si mystérieux. En effet, pardon. Le ho chiesto di fare risposte brevi così. Dice è l'88esima volta che rimane incinta. E ogni volta per lei è una sorpresa, ogni volta si domanda se sarà di nuovo incinta, avrà ancora la possibilità di partorire. E questa è l'88esima volta, quindi. Je constate que ce ne sont jamais de grandes choses qui me mettent enceinte, ce sont toujours des toutes petites choses, des petites phrases entendues dans le bus, des choses infimes, des conversations insignifiantes qui provoquent quelque chose en moi et qui fait que tout à coup je suis enceinte et comme il n'existe pas de procédé contraceptif contre ce genre de grossesse-là, je dois simplement accoucher. Il modo in cui rimane incinta è molto banale, basta una conversazione ascoltata sull'autobus o anche delle cose di vita quotidiana. E ogni volta per lei appunto questo le permette di rimanere incinta e quindi poi di creare. Ça fait maintenant plus de la moitié de ma vie que je suis enceinte continuellement. C'est devenu une drogue. Donc je suis une toxicomane de la grossesse et je tombe enceinte du livre suivant quand je n'ai pas fini d'accoucher du précédent. Voilà, j'espère que ça ne s'arrêtera jamais. Sono una tossica del rimanere incinta e rimango incinta, mentre sto finendo l'ultimo libro, rimango incinta di quello successivo. Spero che questo non si fermi mai. Ce qui réduit l'impact nocif de ces grossesses à répétition, c'est que heureusement, je ne publie pas tout. Je publie environ le quart de ce que j'écris. Donc les proportions restent possibles. Simplement 25 livres publiés sur 88, ça va. Dice che fortunatamente, diciamo, come freno a questa gravidanza continua, lei non pubblica che un quarto di tutto quello che scrive, quindi riesce in qualche modo a contenere questo rimanere incinta continua, insomma. Com'è nata proprio la storia di Igiene dell'assassino? Nel senso che la storia proprio di Prétextat Attack è anche una storia complessa, perché poi è anche una sorta di trattato sul mestiere dello scrittore. E infatti mi chiedevo come potevi avere già questa grande consapevolezza, perché ci sono proprio delle affermazioni sul mestiere di scrivere molto mature, molto consapevoli. Igiene de l'assassin est mon premier roman publié, mais il est mon 11e roman écrit. J'avais déjà écrit 10 romans, personne ne les avait lus. J'avais 23 ans, mais je me sentais déjà comme un très grand écrivain d'avoir écrit tout ça. Et je me suis dit, pourquoi ne pas me projeter dans ce que je suis vraiment, à savoir un prix Nobel de littérature? Personne ne saura que c'est moi, mais moi je sais que c'est vraiment moi. Donc j'ai fait ce gigantesque déguisement. J'étais jeune, je prends un vieillard, une femme, je prends un homme, je suis personne, je prends le prix Nobel de littérature, je suis
relativement aimable. Je prends un personnage parfaitement odieux. Si vous retournez toutes les caractéristiques du héros d'Hygiène de l'Assassin, vous comprenez que c'est parfaitement moi. Dice che quando hanno pubblicato Igiene dell'Assassino, in realtà lei era già al suo undicesimo romanzo, quindi si è detta: perché non inventare un personaggio, perché non posso essere io il prossimo Nobel della letteratura? E quindi è iniziato questo viaggio nella scrittura. E je suis sûr que vous comprenez tous très bien le français ici. Je suis sûr que je suis la seule personne handicapée linguistiquement ici. Sono sicuro che capiate tutto il francese questa sera, che è l'unica persona che non capisce l'italiano. In questo libro, infatti, tu dici appunto che gli scrittori sono sceni, che gli scrittori in realtà parlano solo di sé attraverso lo stile, le storie, e anche dici che la scrivere è conseguenza della bruttezza, che poi è un tema D'abord, c'est vrai que les écrivains ne parlent jamais que d'eux-mêmes. Nous sommes des gens obscènes et sans pudeur. Nous sommes toujours en train de parler de notre nombril. È vero che gli scrittori sono osceni, non fanno altro che parlare di se stessi. E c'est vrai aussi que j'ai toujours été pensé que si je n'avais pas vécu dans la conviction de mon extrême laideur, j'aurais fait autre chose qu'écrire, que c'est la conviction que j'ai depuis ma plus tendre enfance que je suis une monstruosité de la nature qui m'a réduite à la condition d'écrivain. E la condizione di scrittrice, lei l'ha scelta anche proprio per risolvere in qualche modo questa sensazione di mostruosità che lei aveva. Quindi per lei scrivere è liberarsi da questo senso di essere orribile. Poi dite anche che scrivere è eliminare, che è una cosa di solito che gli scrittori arrivano a pensare col tempo, cioè scrivere è togliere, eliminare sempre di più. Oui, c'est vrai, et en même temps c'est à double tranchant. Il y a certainement une élimination, une catharsis dans l'écriture, mais le simple fait de cette catharsis, on ne peut pas dire que qu'on soit purifié, parce que, par exemple, si on se libère de son envie de tuer par écrire, au moment même où on tue par écrit, on tue quand même. Je ne sais pas qui on tue exactement, mais je suis convaincue qu'on tue quand même quelqu'un. Dice, nell'atto di scrivere, anche se ci si toglie la voglia di uccidere qualcuno, comunque rimane questo senso della scrittura come qualcosa di necessario. E c'è certainement il crime parfait, puisque depuis le temps que je tue des gens vraiment dans mes livres, de façon ouverte, je n'ai jamais été inquiété par la justice. Donc je pense que. È il crimine perfetto, perché nonostante abbia ucciso diversi uomini con la scrittura, non sono ancora stata processata. Quindi. Pas encore. Ah, non ancora. A proposito di questo, diciamo che l'omicidio è un tipo di relazione che lei racconta spesso nei suoi libri. Infatti lei dice che nessuno conosce un individuo meglio del suo assassino, come proprio se l'omicidio fosse un modo di mettersi in relazione con l'altro. E lo vediamo nelle Catilinarie, in Diario di Rondine, dove c'è proprio un killer, no? Che instaura una vera relazione con la donna che ama solo dopo che averla uccisa, quindi quello è un fatto estremo. C'est clair que la relation d'assassinat, c'est vraiment l'amour idéal. C'est à la fois un acte physique très fort et définitif. C'est-à-dire que le problème qu'éprouve tout amoureux après l'acte d'amour disparaît grâce à l'assassinat, vu que l'autre n'existe plus, donc il n'y a plus l'éternel problème qu'on a au lendemain d'une nuit d'amour. On ne sait pas, normalement au lendemain d'une nuit d'amour, on ne sait pas s'il y a une suite, au moins au lendemain d'un assassinat, on sait où on en est. Dice l'omicidio è la storia d'amore perfetta, perché almeno sappiamo dove va a finire, il giorno dopo un omicidio non dobbiamo stare a domandarci come il giorno dopo l'incontro amoroso, come andrà, come è andata, invece l'omicidio è una cosa che definisce in maniera molto chiara, quindi per lei è la storia d'amore perfetta. E avec la même question qu'on se pose aussi bien après l'acte d'amour qu'après l'acte d'assassinat, que faire du corps? E nello stesso modo in cui ce lo domandiamo nell'omicidio, anche nell'amore è la stessa cosa, che facciamo del corpo? Nelle Catilinarie invece abbiamo la storia di una coppia che viene ossessionata dalla presenza di un vicino.
ed è appunto l'ossessione, l'altro come proprio un invasore, un nemico esterno. Je pense que nous sommes nombreux sur Terre à avoir compris que le problème fondamental de l'humanité consiste à avoir des voisins. Credo che il problema fondamentale, l'abbiamo capito in molti, dell'umanità è quella di avere un vicino. Le voisin, c'est l'autre sous son air le plus atroce. C'est-à-dire que il est là tout le temps, on doit le supporter, il fait du bruit, il ne supporte pas que nous fassions du bruit. Comment vivre sans assassiner son voisin? C'est un problème que nous avons tous à affronter. Il vicino è l'altro più terribile, è quello che fa rumore, è quello che non vuole che noi facciamo rumore, quindi uccidere il proprio vicino è l'atto più umano. Je sais, est-ce que ça existe en Italie, en France et en Belgique, on a inventé une tradition atroce qui est la fête des voisins. C'est qu'on doit faire non, on doit faire sans, c'est horrible. La festa dei vicini, chiede se anche in Italia c'è la festa dei vicini. Che une fois par an, on doit faire semblant qu'on aime son voisin, on reçoit son voisin, on lui donne à boire, on lui donne à manger, c'est abominable. Una volta l'anno si invitano i vicini, questo si fa di solito in una stanza comune del condominio, e si porta da mangiare, quindi bisogna dargli da mangiare e accettare il loro mangiare, ed è abominevole. Et pendant la fête des voisins, tout le monde dit: oh, au fond, on ne connaît pas son voisin, mais il est tellement charmant. Moi, je pense exactement le contraire. E durante queste feste tutti dicono: ma che bello, come affascinante, non lo conoscevamo, e lei pensa sempre esattamente il contrario. Donc pendant la fête des voisins, je m'enfuis, je disparais parce que je ne veux pas qu'on sache qui je suis et je ne veux pas connaître mon voisin non plus. Durante la festa dei vicini io fuggo e non voglio che non vogliono conoscere i miei vicini, non voglio neanche che loro sappiano chi sia. Nel caso delle catilinari avevamo un nemico esterno, ma che il nemico torna spesso nei tuoi libri, c'è un nemico esterno e un nemico interno. Che ruolo ha il nemico nelle nostre vite? È una specie di interruttore per rivelare noi stessi? J'adore l'idée de l'ennemi qui est un interrupteur, c'est exactement ça. Vous avez évidemment devant vous une grande paranoïaque, je pense que l'ennemi est partout. En même temps, l'autre est l'être que nous désirons, nous vivons sur Terre parce que nous voulons rencontrer l'autre, et en même temps, l'autre est la plus grande menace qui pèse sur nous. Comment faire? Dunque, il nemico, gli piace molto questa definizione del nemico, viviamo in un'era estremamente paranoica, quindi l'altro è per noi il nemico in assoluto. Quindi come ci possiamo comportare? Cosa dobbiamo fare rispetto all'altro? Oui, vous avez dit que c'était le nemico, mais c'est en même temps c'est celui que nous recherchons, parce que sans l'autre, nous ne sommes rien. Ed è anche l'altro, è anche la cosa che noi cerchiamo, perché senza l'altro non siamo capaci, non possiamo essere niente. Quelle est la solution? Quel est le juste équilibre entre l'attirance profonde que nous avons vers l'autre, je suis attiré par vous, et comment en même temps ne pas me laisser, enfin ne pas être complètement submergé et envahi par l'autre? C'est une question à laquelle il n'existe pas de réponse. Come rispondere a questa domanda? Io ho bisogno dell'altro, come trovare un equilibrio tra il mio bisogno dell'altro e questo incapacità anche di accettarlo l'altro, di odio quasi. Longtemps, j'ai pensé que la solution était de rester seul dans une chambre, seul avec moi. Mais non, parce que c'est à ce moment-là que surgit le pire des autres, qui est soi-même. Soi-même, c'est le pire de tous les autres. Pensava che la soluzione per non essere sommersa dall'altro fosse quella di chiudersi in una stanza, ma non neanche questo funziona, perché lì ci si incontra con il peggiore dell'altro, cioè se stessi. D'où encore la nécessité de vous, voilà, il faut trouver les autres parce que ce sont des autres moins dangereux que nous-mêmes. Da qui l'esigenza di voi, perché bisogna trovare gli altri che siano meno pericolosi di noi stessi. Donc la vie est comme un traité de stratégie guerrière continuelle, il faut toujours trouver la bonne distance entre soi et l'autre. C'est très compliqué. La vita è una strategia di guerra continua, bisogna trovare la giusta distanza con l'altro ed è molto complicato. Et bien sûr, cette stratégie militaire n'est jamais aussi terrible que quand il nous arrive ce drame fondamental qui consiste à tomber amoureux. E naturalmente nessuna strategia di guerra è così terribile come quando ci succede questa cosa inevitabile, cioè di innamorarsi.
E parlavi del nemico esterno, del nemico esteriore, poi c'è un nemico interiore che tu hai raccontato in Cosmetica del nemico e sembra veramente il nemico più terribile, atroce. Tu infatti scrivi: non credo a Dio o al diavolo, credo nel nemico interiore, proprio come se fosse un'altra, un'entità separata. Oui, je crois en l'ennemi intérieur parce que j'en possède un. Je pars toujours du principe que si j'ai quelque chose, les autres l'ont aussi. Parto sempre dal principio che se gli altri hanno qualcosa, che se io ho qualcosa anche gli altri lo hanno. Quindi questo nemico interiore è una cosa che mi segue da molto tempo. Un esempio di nemico interiore, c'est on se réjouit pour quelque chose, on attend un jour de fête avec impatience, le jour arrive, l'ennemi intérieur se manifeste en détruisant absolument ce jour-là, en faisant de ce jour une véritable catastrophe. Un esempio di nemico interiore è quando aspettiamo magari da molto tempo un giorno di festa e quando questo giorno arriva noi distruggiamo completamente questa giornata attraverso il nostro comportamento. Mais ça n'arrivera pas aujourd'hui, je vous rassure. Ma non oggi. Lei scrive anche che il bene è meno convincente del male, come se il male fosse il male più potente, è più ed è anche così a livello narrativo, raccontare il male è più intrigante. Oui, parmi les supériorités du mal sur le bien, il y a évidemment le récit du bien est très ennuyeux. Il n'a pas un langage très intéressant, le récit du mal est interminable, on a toujours quelque chose à dire sur le récit du mal. Il racconto del bene è noioso e anche la lingua lo è, mentre il racconto del male è sempre più interessante. Poi un altro tema molto frequentato da te nei tuoi libri è appunto la fame. La fame, gli appetiti in genere, ma la fame è talmente importante che le hai dedicato appunto Metafisica dei tubi, in cui proprio c'è un inizio, no? L'inizio del percorso di un essere umano, del tubo, no? In modo autobiografico, insomma un tuo alter ego, e poi Biografia della fame, che proprio è un'intera autobiografia raccontata attraverso la fame. È come se è vero che attraverso la fame di persone, cibo, alcol, tu cercavi una, è la tua prima identità praticamente. Oui. J'ai eu cette impulsion probablement égoïste, égocentrique, de me définir par un seul mot. C'est assez intéressant si chaque personne se dit quel est le mot qui me définit. Et moi, je n'ai pas dû chercher longtemps, le mot qui me définit, c'est la faim. La fame. La parola che mi definisce e che ne ho trovata una per me è la fame. C'est bien sûr la faim au sens large, la faim de la nourriture, la faim de la boisson, la faim des autres, la faim de l'amour, la faim de la connaissance, toutes les sortes de faim. La fame dell'amore, la fame della conoscenza e quindi la fame in senso ampio, non soltanto di mangiare e bere, ma in senso la fame anche della vita. C'est une quête passionnante, mais en même temps terriblement douloureuse parce que quand on commence à avoir faim, ça ne s'arrête plus. Et en plus, c'est assez réprimé. J'ai envie de dire que c'est encore plus réprimé quand on est une femme que quand on est un homme. Mi viene da dire, è una ricerca molto difficile, molto dolorosa, mi viene da dire che è più complessa e più repressa quando si tratta di una donna piuttosto che di un uomo. J'imagine que c'est pour cette raison que, à l'adolescence, j'ai décidé de réprimer ma faim complètement en pratiquant le suicide de la faim, c'est-à-dire l'anorexie. È per questo che nell'adolescenza io ho represso la fame con quello che è il suicidio della fame, l'anoressia. Le problème de l'anorexie, c'est que l'anorexie pure et dure conduit à la mort. Donc comment se débarrasser de la faim sans se débarrasser de la vie, c'est toute une histoire. C'est une problématique très moderne, l'anorexie fait des ravages. Je ne sais toujours pas comment j'ai pu m'en sortir. Il problema dell'anoressia è che ovviamente si distrugge la fame, ma si distrugge anche la vita. Quindi come riuscire a superare questa fame rinunciando a mangiare senza morire? È un problema molto attuale oggi. C'est le seul message d'espoir que j'ai à apporter, c'est que je suis un exemple vivant de personne qui a guéri, bien sûr en très mauvais état, mais quand même qui a guéri de l'anorexie.
come segno positivo si può dire: io sono l'esempio vivente di qualcuno che è guarita dall'anoressia. Vous n'avez pas osé dire en très mauvais état. Anche se in un cattivo stato. E l'altra faccia di questa fame immensa di persone, di alcol e di cibo è il piacere, cioè che anche questo è fortissimo nei tuoi libri, cioè l'ebbrezza che dà lo zucchero, l'alcol, la velocità, c'è un proprio un senso del piacere fortissimo che viene espresso nei tuoi libri. Oui, parce que évidemment le corollaire de la faim, c'est le plaisir. Pourquoi y aurait-il une si grande faim si la faim n'était pas une telle possibilité de plaisir, l'assouvissement de toutes ces faims, que ce soit la faim de nourriture, d'alcool, des autres, d'amour, de connaissances, produit un plaisir absolument considérable. Tout champion de la faim, et je suis certainement une championne de la faim, est évidemment une grande championne de plaisir. Il contraltare della fame naturalmente è il piacere, che cos'altro è se non il piacere non soltanto del mangiare, ma un piacere anche vitale. Quindi io sono al tempo stesso una anoressica, ma al tempo stesso ho anche il suo contrario, cioè questo piacere enorme del bere, dello champagne, del nutrirmi proprio della vita. Le paradoxe étant che ce qui m'a sauvé de l'anorexie, c'est d'abord d'écrire. J'ai commencé à écrire quand j'allais au plus mal de l'anorexie, et c'est l'écriture qui peu à peu a résolu, dans quel état, hein, disons, m'a rendue vivante. C'est une façon de vivre la fin d'une autre manière. Ed è stato questo, in realtà nell'adolescenza è stata proprio la scrittura quella che mi ha salvato da questa assenza di fame. E voglio dire che ha risolto questo problema, anche se di nuovo dice in quale stato. Parliamo della tua infanzia. L'infanzia spesso ritorna nei tuoi libri come i bambini che tu racconti, sono come degli dèi, è come se l'infanzia fosse una condizione divina, anche se spesso terribile, da cui poi si decade, dopo da lì si decade. Nell'infanzia si hanno dei superpoteri, perché ad esempio accade sia in Biografia della fame che anche nell'ultimo libro di Carlin dal Ciuffo, c'è un bambino convinto di uccidere un altro bambino solo con la preghiera, e poi si sente un predestinato, quindi è come se i bambini avessero questi grandi poteri che poi li abbandonano una volta che si entra nell'età adulta. Oui, je pense que ma principale caractéristique, c'est que je me souviens particulièrement bien de mon enfance et particulièrement de ma petite enfance. Credo che una delle mie caratteristiche sia quella proprio che io mi ricordo molto bene della mia infanzia e anche della mia piccola infanzia, della mia. E plus je recule dans mes souvenirs, plus je tombe sur la surpuissance. Je me souviens très bien de ce moment de ma vie vers 3 ans où j'étais Dieu et où je pouvais tout faire et où je pouvais tuer les gens par un désir, et ça marchait. E più io indugio nei ricordi, più la cosa che più mi torna è questa sensazione di superpotenza. A 3 anni io ero indistruttibile, potevo uccidere le persone e niente mi sarebbe successo. E je suis persuadée que nous sommes tous passés par là, que nous avons tous été des dieux quand nous avions 3 ans, et que ma seule caractéristique propre, c'est que je m'en souviens très particulièrement. Penso che tutti quanti siamo passati da lì, che tutti a 3 anni ci siamo sentiti Dio, e la mia caratteristica particolare è che io me ne ricordo benissimo. Et ça fait de mon existence une existence tragique, puisque j'ai vécu la déperdition de cet état, puisque je m'en souviens. Donc maintenant je ne suis plus qu'un pauvre écrivain belge, et je vis dans la nostalgie consternée de cet état de divinité. Ed è un viaggio terribile in realtà, perché io sono molto cosciente anche del momento della perdita di questo superpotere, di questo sentirmi Dio. Alla fine mi sono ridotta ad essere una scrittrice belga, quindi. E je vois bien que aussi dans l'obsession d'écrire continuellement, il y a un énorme
un énorme désir de reconquête, une énorme illusion de reconquête de cet état, de cet état de divinité du petit enfant qui a réellement l'impression que quand il nomme les choses, il a le pouvoir fondamental qui est le pouvoir de Dieu et qu'il peut aussi bien donner la vie que donner la mort par sa parole. Il mestiere di scrivere è proprio un cercare di recuperare questo senso, questo potere che si aveva come divino, che fosse sufficiente a nominare le cose perché le cose esistessero e fossero vive. Diciamo che poi questa condizione dell'infanzia, nel tuo caso, finisce quando c'è l'abbandono del Giappone, per certi versi, e l'abbandono della tua madre giapponese, da te molto amata, e tu poi hai scritto un libro che si chiama La nostalgia felice per celebrare il ritorno, no? Questa cosa che dici, quindi un tentativo forse di ritorno, ammesso che sia possibile tornare in un luogo e c'è anche che abbiamo molto amato, perché in realtà c'è una sorta di impossibilità di ritornare nel passato. Oui, j'ai écrit ce livre qui s'appelle La nostalgie heureuse, qui résulte d'un désir que nous avons tous, qui est un désir compréhensible mais en même temps masochiste, de retourner sur les lieux de la petite enfance avec l'idée que, en retrouvant les témoins de sa petite enfance, on va retrouver le pouvoir de sa petite enfance. Sì, con questo libro sono ritornata con questa illusione che ritornando sui luoghi della piccola infanzia, scusate non mi viene il termine di piccola infanzia, della prima infanzia, insomma, avrei recuperato anche quelle sensazioni e quel potere che avevo. E ça marche, je retrouve la maman japonaise quittée à l'âge de 5 ans, je la retrouve 40 ans plus tard, c'est absolument bouleversant, je pleure toutes les larmes de mon corps, elle pleure toutes les larmes de son corps, et bien évidemment, ça ne donne aucun résultat. E funziona, nel senso, ritrovo la mamma di giapponese dopo 40 anni ed è un incontro naturalmente commovente che mi smuove, ma che non risolve poi di fatto nulla. C'est pire que ça, parce que ça aboutit à une conséquence encore plus cruelle, c'est qu'il faut de nouveau la quitter. La tragédie de mes 5 ans recommence, je dois de nouveau lui dire adieu, et cette fois-ci, je sais que c'est la dernière fois. Ed è ancora più terribile perché una volta che l'ho acquisita la devo di nuovo salutare, devo di nuovo dirle addio e questo ovviamente è terribile perché arrivato a questo punto so che sarà anche l'ultima volta. Parce que il y a toujours l'illusion quand on quitte quelqu'un de terriblement important que on va garder un lien, on va entretenir une correspondance, mais ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais eu le courage de lui écrire. Elle m'a écrit une seule lettre après ses retrouvailles, c'était pour me dire pardon, j'ai oublié de te servir une tasse de thé. E ci si dice sempre che dopo si continuano a tenere contatti, ma questo poi di solito non succede, e l'unica lettera che ho ricevuto è stata qualche anno più tardi, mi sembra, per dire mi dispiace, ho dimenticato di offrirle del tè. E in questo ritorno giapponese rincontri anche il tuo amore del passato ed è un incontro molto particolare quello che accade tra di voi. Oui, j'ai une histoire très spécifique avec le Japon puisque c'est un pays qui m'a brisé le cœur de bien des façons. Bien sûr, déjà en le quittant à l'âge de 5 ans en la personne de la maman japonaise, mais aussi parce que je suis retournée au Japon quand j'avais 20 ans et j'ai vécu un premier amour avec un jeune homme japonais. La mia storia con il Giappone è una storia, diciamo, importante per me. Ho lasciato il Giappone a 5 anni e poi quando sono tornata intorno ai 20 anni ho trovato effettivamente un amore in un ragazzo giapponese. C'était parfait, nous nous aimions, tout était merveilleux, il voulait m'épouser, mais déjà j'étais déjà moi, donc c'était déjà pas possible, donc je suis partie. Era meraviglioso, la storia era bellissima, lui mi voleva sposare, ma io ero già io, e quindi sono scappata via naturalmente. Donc je suis devenue écrivain chez Voland. E allora sono diventata scrittrice presso la Voland. E dice appunto che l'amore è un trucco del mio istinto per non assassinare l'altro. C'est vrai que je parlais tout à l'heure du
danger fondamental qu'est l'autre. L'autre, cet individu à la fois si désirable et si terrifiant. Il existe une ruse, mais malheureusement, on ne peut pas s'en servir trop souvent. Cette ruse formidable consiste à tomber amoureux de l'autre. C'est une façon de le trouver merveilleux, même s'il est juste épouvantable. Dicevo appunto prima di quanto l'altro costituisca un pericolo, e un piccolo trucco, se vogliamo, una piccola soluzione, quello di innamorarsi, e allora l'altro ci sembra all'improvviso bellissimo. Ça ne règle pas vraiment le problème. Ma non risolve il problema. E parlando di Giappone e quindi di bellezza, perché tu hai contrapponi spesso il paese della bellezza, cioè il Giappone, il paese dell'infanzia, e poi il paese della bruttezza, che è il Belgio. E quindi volevo... J'espère qu'il n'y a pas des Belges dans la salle. Speriamo che non ci siano belgi nella sala. Mais c'est vrai, je pense que mon identité est tragique, parce que être à la fois belge et japonaise, ça n'a aucun sens. Venir du pays de la plus grande beauté et du pays de la laideur la plus grotesque, ça n'a... voilà, ça donne moi. Penso di essere appunto un risultato anche grottesco, imprevedibile. Vengo dalla più grande bellezza e allo stesso tempo, che è il Giappone ovviamente, dallo stesso tempo dalla pesantezza belga più totale. Il risultato sono io. Scusi. Però il Belgio è servito a farti iniziare a scrivere? E in Belgio che hai iniziato a scrivere in contrapposizione, diciamo, a questo senso di non sentirsi a casa, di sentirsi in un luogo incomprensibile. Oui, j'ai grandi en sachant que j'étais belge et en ne comprenant pas ce que ça voulait dire. À 17 ans, je suis arrivée en Belgique pour la première fois avec la mythologie d'arriver dans un pays qui était le mien, et c'est là que j'ai découvert que ça ne voulait rien dire du tout, que j'étais encore moins chez moi en Belgique qu'ailleurs. Sono cresciuta nella consapevolezza di essere belga, ma senza sapere questo cosa significasse. Quando sono arrivata in Belgio avevo 17 anni, con la consapevolezza di essere belga, ma di non riconoscermi in questo paese che trovavo estraneo. C'est pas n'importe quel pays, la Belgique. Être italien, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Être belge, personne ne sait ce que ça veut dire. Tutti sanno cosa significa essere italiani, essere belgi, nessuno si sa bene identificare, sa bene cosa significa. C'est un pays qu'on comprend seulement quand il est sur le point de disparaître. Régulièrement, nous avons des crises dans notre pays, il est question de la disparition de la Belgique. C'est seulement à ces moments-là que je comprends ce que ça veut dire la Belgique. Sinon, je ne comprends pas. Si, capisco cos'è il Belgio soltanto quando ogni tanto rischia di sparire. Allora ogni tanto succede in Belgio che il Belgio sembra che stia per sparire, allora in quel momento ci si rende conto di che cos'è il Belgio. Je me souviendrai toujours, c'était un article du journal belge, il était question d'un assassinat et l'article, le journaliste belge avait écrit: on a vu sur les lieux de l'assassinat un individu de type belge. Su un articolo si leggeva a proposito di un omicidio e il giornalista diceva: abbiamo visto sul luogo del delitto una persona di tipo belga. Inutile de vous dire qu'on n'a jamais retrouvé l'assassin. Non è stato mai ritrovato l'assassino, ovviamente. Allora, io come, quindi non hai nessuna relazione con gli intellettuali, gli scrittori belgi, perché diciamo che gli scrittori o gli artisti sono più sono spesso, diciamo, volti al surrealismo o sono inquadrabili in questa corrente artistica. Tu ti senti legata a questo tipo di tradizione culturale? Oui, je me sens vraiment apparentée au surréalisme belge. Le surréalisme est né en Belgique et ce n'est pas étonnant. Qu'est-ce que c'est que le surréalisme? C'est une tentative de réagir contre une pesanteur surhumaine. Cette pesanteur, il faut bien le reconnaître, est extrêmement présente en Belgique. Non è un caso che il surrealismo, diciamo, in Belgio per lei è molto comprensibile. Il surrealismo è un tentativo di scappare, di fuggire alla pesantezza belga. Je pense que l'artiste surréaliste le plus connu dans le monde, c'est Magritte. Magritte est cet artiste qui nous montre
une banalité absolue qui est transcendée par des choses incompréhensibles. Magritte, che è l'artista più conosciuto probabilmente, in realtà ritrae delle scene di banalità assoluta che però sono... qui sont transcendées par des détails incompréhensibles. Che trascendono per via di alcuni dettagli che incomprensibili. Il y a pour moi là un mode d'expression typiquement belge. Quello per me è un tipo di esprimazione tipicamente belga. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous vivez au pays de la splendeur. Il suffit de montrer la splendeur et tout de suite vous êtes italien. Non potete capire perché voi vivete nel paese della splendore, quindi vi basta guardare lo splendore e quindi non potrete mai capire questo. Quindi parlando di bellezza e sempre di bruttezza, passiamo all'ultimo libro, che è Ricardin dal Ciuffo. E qui abbiamo appunto un confronto tra due personaggi che incarnano la bellezza e la bruttezza. E, diciamo che perché ha senso proprio in questo momento? Tu hai già raccontato in altri momenti, no, del confronto tra bellezza e bruttezza, perché proprio in questo momento ha senso ritornare su questi temi? Per te e nella società. Parce que je voulais montrer que ça peut aussi bien se passer. Dans le cas de Ricky à la Houppe, ça se passe très bien. Perché volevo dimostrare che questo può succedere. Nel caso di Ricardin dal Ciuffo, questo avviene. Ricky à la Houppe est un conte traditionnel très peu connu qui présente une version très sophistiquée et humoristique de La Belle et la Bête. È per me una versione molto complicata e sofisticata della Bella e la Bestia, è un personaggio non conosciutissimo. Dans La Belle et la Bête, tout le monde connaît La Belle et la Bête, c'est une très belle princesse qui tombe folle amoureuse d'un monstre horrible et ils sont irrésistiblement attirés l'un vers l'autre, mais à la fin de l'histoire, la Belle donne un baiser d'amour à la Bête et la Bête se transforme aussitôt en prince charmant. La Bella Bestia, la storia la conosciamo tutti, lì è una bella che si innamora di un uomo, di un essere mostruoso, ma alla fine riesce con un incantesimo a dare bellezza a quest'uomo mostruoso. Je trouve cette fin absolument désolante, parce que si cette belle est tombée amoureuse d'un monstre, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse avec un prince charmant? Trovo questa favola assolutamente orrenda, perché se si è innamorata di un mostro, che cosa ci fa adesso con un principe azzurro? E justement, Ricky à la Houppe est ce cas particulier où la belle tombe amoureuse du monstre et où le monstre reste un monstre. Et finalement, nel Ricardin dal Ciuffo, la bella si innamora di un mostro, ma il mostro rimane mostro. C'est une situation que beaucoup de femmes ont vécue. Sono situazioni che molte femmine hanno vissuto. E in questo libro scrivi che sia la bellezza che la bruttezza possono portare all'emarginazione. È così? Oui, mon pari est que l'extrême laideur et l'extrême beauté se retrouvent par la marginalité qui est la leur. Je parle bien évidemment de l'extrême beauté, pas de la beauté des mannequins qui n'est pas une beauté intéressante. Je pense que les gens vraiment très beaux sont aussi marginaux que les gens très laids. Sono d'accordo, penso che le donne, le persone molto belle, non mi riferisco alla bellezza, quella delle modelle, ma siano persone che vengono messe ai margini. D'où l'intérêt pour l'homme très laid de rester un monstre, bien sûr. Da qui l'interesse dell'uomo brutto di rimanere brutto. E Deodato, il tuo protagonista, è molto brutto, ma ha questo, il senso dell'altro, che è la capacità di... leggere gli altri, leggere il linguaggio degli altri. C'est ça. Au lieu d'être bêtement intelligent, aujourd'hui on valorise tellement l'intelligence, mais l'intelligence qu'on valorise aujourd'hui n'est pas très intéressante. C'est l'intelligence du quotient intellectuel. Ce n'est pas une intelligence très intéressante. L'intelligenza che si celebra oggi per me non è un'intelligenza molto, molto interessante. Le sens de l'autre, c'est cette faculté, je crois que ça correspond au concept très français de l'esprit, avoir de l'esprit, c'est-à-dire parvenir à avoir une communication très profonde avec chaque personne, à sentir chaque autre personne comme un langage et parvenir à parler
le langage spécifique de l'autre personne. La bellezza sta nel riuscire a interagire con l'altro, quindi riuscire a parlare la stessa lingua dell'altro, capire la lingua dell'altro e quindi parlarla. Et mon personnage, donc mon monstre, Deodato, a ce pouvoir, ce qui le rend extraordinairement séduisant. Quand il est en présence d'une nouvelle personne, la personne a l'impression d'être unique au monde face à lui. E questo è la caratteristica di Deodà, che è quella di sentire l'altro, prendere l'altro, quindi quando si parla con questo personaggio ci si sente finalmente compresi. Donc finalement mon monstre s'en sort bien, tandis que la très très belle femme qui se retrouve en face de lui a une vie affreuse. C'est ce qui correspond à la réalité de ce que j'ai pu apprendre sur la vie de toutes les très très belles personnes qui ont vraiment existé. Greta Garbo, Vivien Leigh et tout ont eu des vies désastreuses, d'une solitude amoureuse et affective absolue. Quindi la bella del mio racconto, tutto sommato, le cose le vanno bene perché... vanno molto male perché vive questa marginalità totale, no? Dicevo bene nell'incontro con Deodà, perché è soltanto con lui che riesce a sentirsi appunto ascoltata e non in questa solitudine nelle quali le persone belle di solito vivono. Poi ha detto che tutte le persone belle, come Greta Garbo, Vivien Leigh, hanno avuto delle vite terribili, hanno di grande solitudine amorosa. E Altea infatti è molto bella, molto altera ed è contemplativa. Lei ha questo senso profondo dell'osservazione. E io ho pensato che è molto affine al mestiere dello scrittore, no? Per lei tu scrivi, nessun oggetto è insignificante, che si mette proprio in una posizione molto simile a chi scrive per certi versi. Oui, la contemplation est une vertu japonaise, c'est pas une vertu très occidentale. Chez nous une personne qui regarde continuellement un objet sans bouger et sans rien exprimer, est vu comme parfaitement stupide. Au Japon, plus une personne reste passive dans la contemplation de l'autre, plus elle est vue comme pénétrante et intelligente. La contemplazione è una virtù tipica giapponese. Da noi una persona ferma che contempla è vista come una persona stupida, vuota, mentre invece nella cultura giapponese la contemplazione è un'attenzione specifica, quindi è un valore molto alto. Ritorna anche in questo libro un elemento magico che c'è spesso nei tuoi libri, e qui è molto poetico, molto particolare, perché appunto la nonna di Altea, che la cresce, è una sorta di strega, questa Malvarosa, e trovo bellissimo l'immagine di questa nonna che per dormire si ricopre di gioielli e che quando questi gioielli le vengono rubati muore, come se avessero proprio incarnassero il suo potere vitale, è racchiuso in questi meravigliosi. J'ai toujours eu une profonde fascination pour les bijoux, une fascination si grande que je n'en porte pas. Je pense que les bijoux ont des pouvoirs si grands que je n'ose pas en porter. Ho sempre avuto un grande fascino, una grande fascinazione per i gioielli, talmente tanto che io non ne porto. Pour moi, le plus beau poème de Baudelaire, c'est celui qui s'appelle Les bijoux. C'est une description d'un coffret à bijoux, de la sensation qu'on éprouve quand on enfonce ses mains dans des bijoux. Ça me fait trembler. Credo che la poesia più bella di Baudelaire è una poesia che si intitola Bijoux, gioielli, in cui si descrive la semplice sensazione di mettere le mani nei gioielli. Donc voilà, je pense que les bijoux sont un pur objet de plaisir et voilà, je n'ose pas avoir... Le jour où je porterai des bijoux en public, c'est que je serai en situation d'obscénité absolue. Il giorno che porterò i gioielli in pubblico sarà una situazione di oscenità assoluta. Quando questi due estremi si incontrano e arriva l'amore tra i due, c'è una forma di riconoscimento, perché Altea vede in Deodato un pavone,
e lui vede in lei un personaggio di fiaba e anche il personaggio di fiaba che dicendo delle belle parole a una donna le vede trasformarsi in gioielli. Quindi è questo, l'amore è una forma di riconoscimento. Oui, on dit beaucoup que l'amour rend aveugle, mais en vérité, c'est parfaitement le contraire. C'est quand on connaît enfin l'amour vrai, on a l'impression de voir qui est vraiment l'autre et de voir justement son étrange séduction. C'est pour ça que c'est intéressant de tomber amoureuse d'un monstre, parce que voir enfin les séductions du monstre, c'est très fort. Si dice che l'amore è cieco, ma invece secondo me l'amore rende tutto molto chiaro. Quindi innamorarsi di un mostro è estremamente interessante perché si può vedere finalmente la verità dietro a un mostro. Nel libro c'è quasi un libro nel libro, una specie di trattato di ornitologia, perché Deodato appunto è appassionato di uccelli e vede in questo suo studio, questa sua passione, un riconoscimento, una forma di salvezza in qualche modo. E tu scrivi che osservando gli uccelli si capisce che possiamo essere felici, ma questo crea ansia, e l'uccello invece accetta l'angoscia della felicità. È così. Oui, l'oiseau et nous venons de la même bestiole, nous descendons dans l'évolution a fait que nous étions à une époque reculée, bien sûr, exactement la même bête. Et il y a eu un moment quand même où une partie de notre famille a décidé d'aller vers le ciel, tandis que nous sommes restés sur terre. Et nous sommes tous restés marqués par ce choix, nous n'avons pas suivi la partie de la famille qui est allée vers le ciel. Je trouve que... C'è très traumatisant de penser qu'on a une partie de sa famille dans le ciel. Lei dice: noi veniamo in fondo dalla stessa famiglia, insomma, agli albori della vita sulla terra. Quindi per me è interessante vedere come a un certo punto da questa famiglia l'uccello ha deciso di prendere la via del cielo, quindi di volare, mentre noi siamo rimasti a terra. E questo è estremamente terribile per me. C'est une de mes obsessions. Au moins une fois par semaine, je rêve que je trouve le moyen pour voler, que je trouve la technique pour m'envoler. Et je sais que je rêve, et je dis, c'est pas grave, j'ai trouvé la gymnastique. Quand je me réveillerai, je saurai comment on fait pour s'envoler. Et puis je me réveille, et je fais la gymnastique, et ça ne marche pas. Io sogno spesso di volare, quindi nei miei sogni io riesco a fare una ginnastica che mi permetta di volare, ma poi mi sveglio e mi rendo conto che questo non è possibile. Mais je n'ai pas fini ma quête et vous verrez qu'un jour je m'envolerai. Ma non ho ancora finito la mia ricerca, quindi vedrete che un giorno volerò. Volevo parlare con te adesso proprio del tuo cantiere letterario, proprio i tuoi piccoli segreti di scrittura. Ad esempio, spesso nei tuoi libri compaiono delle citazioni iniziali e volevo sapere a che punto del lavoro di scrittura tu pensi a come inserire queste citazioni. Ti servono da generatore delle storie o piuttosto sono delle epigrafi che tu metti alla fine di una storia? C'est très difficile de savoir. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que ce qui met en une histoire en branle, ce qui fait commencer une histoire, c'est jamais des grandes choses, c'est des petits bruits. Si on attend quelque chose de grand, il ne se passe rien. Si on guette le tout petit signal, le signal presque insignifiant, alors quelque chose de très grand peut apparaître. L'inizio delle storie, quello che mette in moto una storia, in realtà sono cose sempre molto piccole. Se aspettassi delle cose grandi probabilmente non farei niente, invece sono sempre delle cose piccole che danno l'abbrivio, che danno l'avvio alle storie che racconto. Donc, chaque fois que les gens me demandent comment faites-vous pour avoir de l'inspiration, je dis toujours écoutez les petits signaux, les grands signaux ne vous mèneront nulle part. Ogni volta che mi chiedono da dove prendo l'ispirazione è ascoltare i piccoli segnali, i grandi segnali non portano da nessuna parte. Alors après ça, je reçois des lettres de gens qui disent « Pourquoi n'écrivez-vous pas des livres sur la guerre ?» Voilà pourquoi, parce que les grands signaux ne mènent nulle part. A volte ricevo lettere nelle quali mi chiedono perché non scrivete delle storie sulla guerra, e ecco il motivo, perché i grandi segnali non mi ispirano. E invece per quello che riguarda i finali, come li costruite? Sapete già all'inizio come una storia finirà o invece vi avventurate nella storia e poi è una sorpresa anche per voi? Dans l'immense majorité des cas, quand je tombe enceinte d'un livre, je sais comment il se terminera. Mais
je ne sais pas forcément comment je vais arriver du début à la fin. Donc c'est comme un voyage. Je sais que je vais aller de Bruxelles à comment s'appelle cette ville, à Bruguerio. Mais je ne sais pas par quel trajet je vais aller de Bruxelles à Bruguerio. Donc il faut encore que j'aille jusqu'à Bruguerio pour trouver le trajet. Ogni volta che rimango incinta so sempre esattamente come la storia finisce, ma non so come ci arriverò. Quindi per me scrivere è sempre comunque un viaggio, come per esempio venire da Bruxelles a Brugherio. So che arriverò a Brugherio, ma non so come ci arrivo, e l'unico modo è fare il percorso. Poi c'è l'ispirazione degli altri scrittori, volevo sapere quanto lei è ispirata da altri scrittori, perché c'è uno scrittore italiano che si chiama Michele Mari, che è stato anche nostro ospite, che lui ha scritto un racconto che si chiama Otto scrittori, e in questo racconto otto scrittori dialogano nella sua testa. Lui dice che dentro di sé ci sono Stevenson e altri autori. Quali scrittori sono dentro di lei? Je suppose qu'il y a énormément de morceaux d'écrivains à l'intérieur de moi. Je suis une grande mangeuse d'écrivains. J'ai tellement lu dans ma vie que c'est comme de la nourriture, c'est entré en moi, mais à tel point que je ne peux même pas savoir ce qui appartient à qui. Les autres écrivains, c'est la nourriture qui vous permet de créer votre chemin. Ho talmente tanti pezzi di scrittori nella mia testa che non saprei neanche dire a chi mi ispiro. Ho sempre mangiato sempre molta letteratura, e quindi nella mia testa ci sono, cioè, tutta la letteratura che dà da mangiare, e quindi in qualche modo alimenta le mie storie. C'est un métabolisme très paradoxal, parce que avoir mangé un écrivain peut aussi servir à ne pas faire comme lui. Comme si on se dit, pourquoi est-ce que j'écrirais ça? Si Menon a déjà fait ça, c'est pas nécessaire de le faire, puisque ça existe déjà. Lire, ça sert aussi à ne pas faire ce qui a déjà été fait. Mangiare gli scrittori serve anche a non rifare le cose che sono state già fatte. Quindi se ho mangiato, se tequila, Simenon, parce que c'est un Simenon, autre belge, un autore belga, per esempio, perché devo rifare delle cose che sono già state fatte lì. Quindi leggere per me è fondamentale, anche proprio per la scelta della scrittura, della mia scrittura. Io direi che se vi lascio, visto che quasi il nostro tempo è finito, se voi avete qualche domanda vi lascio un piccolo spazio, poi riprendo nel caso per salutare. Bonsoir Amélie. Bonsoir. J'ai une petite question au sujet de le dernier discours sur les auteurs qui vous ont influencé vraiment ou pas. Moi, il est arrivé que cet été, lorsque j'ai lu Riquet à la Huppe, j'ai relisé mon passant, et j'ai trouvé qu'il y a dans les contes de la Bécasse un conte qui s'appelle L'amour, qui rappelle un peu le thème que vous traitez dans Riquet à la Huppe. Pas tous les thèmes, mais par exemple la chasse comme image de l'amour, ou le fait que dans le conte de Maupassant aussi, on traite de ornithologie, même si dans Maupassant ce sont des oiseaux empaillés, non pas des oiseaux vivants qui bougent dans l'air. Et j'ai retrouvé le même humour. En relisant Maupassant, je me suis rendu compte que je l'aimais beaucoup à partir de l'humour qu'il utilisait dans ses contes, et dans votre style d'écriture aussi, on aime beaucoup rencontrer cet humour. Alors je me demandais si vous pouvez voir quelques analogies avec cet écrivain. Merci. En fait, je dois vous avouer que je n'ai pas lu Amour de Maupassant, mais vous me donnez très envie de le lire, bien sûr. C'est un immense compliment que vous me faites en me posant cette question. Maupassant est un écrivain extraordinaire, parce que c'est un écrivain qui, sous couleur d'une extrême simplicité et d'une cruauté, infecte. Combien de fois, en lisant les textes les plus connus de Maupassant, je n'ai pas lu cela, mais combien de fois ai-je été sidérée par une cruauté hors norme. Enfin, généralement, on associe l'extrême cruauté à la sophistication. Or, il n'est pas sophistiqué du tout. Il est tellement simple. Et
Voilà, c'est un des auteurs français les plus connus et il est pourtant tellement paradoxal. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse m'associer à un auteur aussi sadique ou une aussi bonne fille que moi. Innanzitutto, la sorprende essere associata a un autore così crudele, una donna così buona come lei. Per il resto è ovviamente onorata dell'accostamento, non ha letto quel racconto di Maupassant, ma trova che in Maupassant ci sia una crudeltà che la sorprende ogni volta, e nonostante sia un autore estremamente semplice, quindi questo in una semplicità di racconto assoluta. J'ai seulement une petite curiosité. Avec quoi vous écrivez? Avec le stylo ou avec l'ordinateur ou j'en sais pas? Je suis un écrivain old fashioned. Je viens tout à fait de la vieille école. Je ne possède pas d'ordinateur. Je ne sais pas comment ça marche. Non ha computer, non sa come funziona. Donc j'écris avec. En plus, je suis un écrivain japonais, donc je suis un écrivain humble. J'écris avec du matériel de mauvaise qualité. J'écris avec des vieux bics et du papier recyclé. Scrivo oltretutto su del materiale di cattiva fattura, su delle vecchie bic della carta riciclata. Le grand danger pour un écrivain, c'est de perdre l'humilité. Et toutes les occasions sont bonnes pour se rappeler qu'on n'est rien du tout. Donc utiliser du matériel de très mauvaise qualité est une bonne protection pour l'humilité. È difficile nel mestiere di scrittore mantenere l'umiltà e quindi usare del materiale di cattiva qualità mi permette di rimanere umile. J'ai souvent constaté que quand un écrivain s'achetait un stylo Montblanc et du papier de luxe pour commencer à écrire, ça commençait à tourner mal. Sempre saputo che quando uno scrittore si compra una Montblanc e della carta deluxe per iniziare a scrivere finirà male. Si possono fare domande anche in italiano? Sì, 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 sì. L'écriture, c'est quelque chose que. C'est un exercice de 8h à 15h tous les jours, ou plutôt c'est suivant l'inspiration? Alors, si un écrivain attend l'inspiration, c'est fichu. Se uno scrittore aspetta l'ispirazione è fottuto. Il faut abbandonner toute conception romantique de l'écriture. L'inspiration, ça n'existe pas. Bisogna abbandonare tutte le concezioni romantiche della scrittura. L'ispirazione non esiste. Il y a une phrase géniale d'un compatriote qui est Jacques Brel. Jacques Brel dit: le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie. Jacques Brel dice: il talento non esiste, il talento è di averne voglia. E ça veut dire que comme tout très grand désir, ça s'organise. Et donc bien évidemment, c'est tous les jours de 4h à 8h du matin, même si on est malade, même si ça ne va pas, même si c'est la fin du monde, même si on n'a aucune inspiration. Surtout quand on n'a aucune inspiration. Je dirais que quand on a l'impression d'avoir de l'inspiration, c'est généralement qu'on n'a pas des choses très intéressantes à dire. I desideri si organizzano e quindi si lavora 4 ore al giorno o di più, se si è malati non importa, se non si ha ispirazione non importa, anzi a maggior ragione. Trovo che quando si crede di avere ispirazione, quello è il momento in cui si hanno le cose meno interessanti da dire. Quand j'expose cette méthode, très souvent des gens me disent: moi, je ne suis pas capable de ça. Et moi, je réponds aux gens: mais vous croyez que moi, je suis capable de ça? Je ne suis pas non plus capable. On s'en fiche de ça. Peu importe que vous ne soyez pas capable. On ne vous demande pas d'en être capable, on vous demande de le faire. Quando dico questa cosa, mi dicono spesso: io non sono capace di lavorare così con un metodo così stretto. Ma lei dice: ma nemmeno io lo sono. Anzi, io sono proprio la più incapace. Però è proprio lì che invece bisogna farlo. Anche quando non si ha voglia, bisogna. Non è una questione di capacità, bisogna semplicemente mettersi là e farlo. Bien sûr, là je vous décris les conditions d'une véritable tyrannie intérieure. Je ne sais pas s'il faut absolument que tout le monde se convertisse à la tyrannie intérieure. Naturalmente vi descrivo una situazione di assoluta tirannia interiore, non credo che tutti debbano necessariamente lasciarsi andare alla tirannia interiore. Mais c'est certainement une très bonne méthode parce que elle ne laisse aucune place à des choses comme l'angoisse, l'hésitation, c'est
tous les matins, c'est comme ça. Je m'en fiche, tu te réveilles, tu ne veux pas, ça m'est égal. Tu y vas, tu ne t'en sens pas capable, ça m'est complètement égal, tu le fais. Il y a paradoxalement quelque chose d'assez apaisant dans cette obligation absolue d'y arriver. C'è qualcosa anche di molto pacificante nel fatto di costringersi con questo metodo, anche se, ripeto, anche se uno pensa di non essere capace, la mattina ci si sveglia, 4 ore di lavoro e si devono fare, in questo non c'è quasi scelta, è così, bisogna fare così, e questo è molto rilassante in un certo senso, elimina tutte le angosce. Io parlo in italiano. Io volevo parlare di un romanzo che io amo molto, che è Stupori e Tremori. Volevo sapere se c'è della realtà in questo romanzo o se è anche solo fantasia. Soltanto realtà. Je n'aurais pas été capable d'imaginer une histoire pareille. Cette histoire m'est totalement arrivée. Je n'ai rien inventé, je n'ai rien exagéré. Je suis même en dessous de la réalité dans ce livre. Non sarei mai stata capace di inventare una storia del genere, quindi è totalmente vera, totalmente reale. E anzi, nella realtà è anche peggio. Grazie. Io volevo sapere se per caso legge o ho trovato c'è qualche affinità, anche se in maniera diversa, se conosce Chuck Palahniuk, se lo legge e se le piace. Chuck Palahniuk est un immense écrivain. On le connaît surtout pour Fight Club. Hein, c'est celui qui a écrit le roman Fight Club qui a été adapté au cinéma. C'est un romancier extrêmement violent, extrêmement intéressant. J'ai l'impression, comparé à Chuck Palahniuk, d'être un petit peu un auteur pour enfants. Hein, donc, oui, bien sûr, je le lis avec beaucoup d'intérêt. Sì, naturalmente l'ho letto con molto interesse, Fight Club, che è un libro estremamente violento, ma che ho letto con estremo interesse. Non pensi che scrivere sia estremamente doloroso? J'ai pas compris. Je pense pas que pense que écrire soit extrêmement douloureux. Écrire est extrêmement difficile. Mais je ne trouve pas que ce soit douloureux. C'est dur. Mais j'aime quand c'est dur. C'est le plaisir est une expérience difficile. Rien n'est plus facile que de souffrir. Souffrir, je connais le mode d'emploi. On se laisse aller. On souffre tout de suite. Se contraindre à une discipline extrêmement dure est une bonne façon d'arriver au plaisir. Donc non, je dirais que c'est extrêmement dur, extrêmement difficile, mais je ne trouve pas que ce soit douloureux. C'est angoissant, mais pas douloureux. È angosciante ma non doloroso. Essere infelici in realtà è molto facile, basta mettersi là e l'infelicità arriva. Quindi trovo che sia duro, ma non doloroso. C'est aussi pour ça que j'aime bien, qu'il est absolument indispensable de commencer mes journées par l'écriture. J'aime commencer mes journées par ce qu'il y a de plus difficile, parce que après. Je ne dis pas que la suite est forcément facile, il faut rencontrer Daniela Di Sora, il faut aller à Bruguerio, mais comparé à écrire, c'est quand même facile. Inizio la giornata con la cosa più difficile, mi sembra, lo faccio proprio, non che dopo sia tutto molto più facile, anche perché poi bisogna venire a Bruguerio, e quindi insomma, però se cominciare la giornata con la cosa più difficile, che mi fa più fatica a fare, è un giusto metodo. Ho visto diverse rappresentazioni teatrali dei tuoi libri. Cosa ne pensi delle rappresentazioni teatrali? Je ne les ai pas toutes vues, mais toutes celles que j'ai vues m'ont vraiment séduite. Et ça a été pour moi un très grand étonnement, parce que quand j'ai écrit mes livres, jamais je n'ai imaginé que c'était des situations théâtrales. Ce n'était pas au théâtre que je pensais en les écrivant. Et pourtant, dans l'immense majorité des cas, le résultat théâtral était extraordinaire. Donc voilà, il semblerait qu'il y ait en moi un auteur théâtral qui s'ignorait.
Dice: non avrei mai immaginato che i miei libri potessero essere trasformati in opere teatrali, quindi esiste anche un autore teatrale che io ignoravo. Sono sempre, non ho visto tutti gli spettacoli ovviamente, ma sono sempre stata molto sedotta dalla bellezza. Ho sempre trovato le trasposizioni teatrali molto interessanti, molto belle. Quant à l'explication de cette dimension théâtrale de ce que j'écris, je pense que ça vient là aussi du Japon. Mon père était le premier occidental à être chanteur de no. Le no, c'est l'opéra médiéval japonais. Et ce sont des situations très, très monstrueuses, très excessives. J'ai assisté à tellement de spectacles de no quand j'étais petite que je pense qu'il y a eu une influence. Credo che la valenza teatrale dei miei libri venga soprattutto dal Giappone. Mio padre è stato il primo attore occidentale di no, che è una forma di teatro giapponese molto mostruosa, molto anche ossessiva, e quindi credo che venga da là l'aspetto teatrale dei miei romanzi. Buonasera. Buonasera. Ho sempre trovato i nomi dei personaggi dei suoi libri, oltre che molto belli, anche evidentemente molto particolari. E mi sono sempre chiesta cosa arrivasse prima. Se arrivasse prima il nome o il personaggio, o meglio, quanto fosse il nome a condizionare il personaggio, o il personaggio a condizionare il nome del personaggio. Ça dépend des cas. J'ai des personnages qui sont arrivés par leur nom, et j'ai des personnages qui sont arrivés par leur physique et à qui j'ai dû trouver un nom. Dans Hygiène de l'assassin, ce sont les noms qui sont arrivés en premier. Prétexta, Tâche est arrivé en premier, j'ai dû sentir son physique. Aussi, Althea est arrivée aussi par son nom. Il y a eu d'autres cas où j'ai vu arriver le personnage et où j'ai dû trouver un nom qui lui allait. Donc, tous les cas spécifiques existent. Ce qui est certain, c'est qu'un nom n'est jamais innocent. Même quand un nom a l'air totalement banal, il est toujours porteur d'une signification écrasante. Una cosa è certa, cioè che i nomi non sono mai insignificanti. Ogni nome porta con sé un significato anche devastante. Per il resto dipende dai casi. In alcuni casi è arrivato prima il nome, nel caso in Igiene dell'assassino, per esempio, i nomi sono arrivati prima. In altri casi invece è il personaggio che mi chiama il nome, come è stato per esempio nel caso di Althea. Je suis toujours un petit peu en recherche de nom depuis l'enfance. J'ai l'impression d'avoir toujours un sac vide dans le dos dans lequel je cherche des noms, et je mets des noms dans mon dos, et quand après je tombe enceinte d'un personnage, je me dis: ah, cherchons dans mon sac un nom pour lui. Sono sempre alla ricerca di nomi, ho come la sensazione riempire il mio zaino di nomi, e quando poi rimango incinta di una storia ho questi personaggi e dico: ecco, adesso posso prendere qualcuno dei nomi che ho dietro. Buonasera, io volevo rassicurarla sul fatto che si potrà volare prima o poi, perché di recente ho letto in un libro scritto dalla vedova di un grande artista italiano contemporaneo, che è Arturo Vermi, una sua frase bellissima in cui dice: alleniamoci a volare e ci spunteranno le ali, per cui... Sia tranquilla che grazie, poi. Grazie tante. Volevo chiedere anche una cosa riguardo a stupore e tremiti. Stremori, scusate. Allora, quando è stata destinata ad occuparsi della toilette? Non si è licenziata perché aveva una bassissima autostima, o perché pensava che fosse giusto, che se lo meritava? Je vais vous dire que quand j'ai reçu la mission de m'occuper des toilettes, ça a été un véritable soulagement, parce que auparavant j'étais à la comptabilité, et à la comptabilité je ne comprenais rien. Quando mi hanno chiesto di occuparmi delle toilette è stato un grande sollievo, perché prima mi occupavo della contabilità, di cui non capivo assolutamente niente. Les toilettes c'était terrible, mais je comprenais. Le toilette sono terribili, ma almeno le capivo. Donc je l'ai vécu plutôt comme
un aboutissement mystique. Le ho vissute piuttosto come un aboutissement mystique, une réussite. Una riuscita mistica. Et je vous assure que c'est vrai, quand on a travaillé 6 mois de sa vie à nettoyer des toilettes, on n'est plus pareil après. E vi assicuro che è vero, dopo che abbiamo passato 6 mesi a pulire delle toilette, dopo non siamo più gli stessi. Après, quoi que vous fassiez, vous avez l'impression d'une ascension sociale vertigineuse. Qualunque cosa facciate dopo, avrete la sensazione di un'ascensione sociale vertiginosa. Bene, direi che vi ringrazio Melino Tom per essere stata con noi, ringrazio l'editore Voland per averci dato questa grande opportunità e Daniela Di Sora, e ringrazio tutte le persone della biblioteca che hanno lavorato a questa serata, ringrazio voi per averci seguito e vi invito a comprare i libri e a farvi dedicare poi i libri da Amélie che è qui per voi. Buona serata a tutti. Invito i lettori che sono in sala consigliare a raggiungerci per salutare Amélie Nothomb. Grazie tante. Bonsoir, quel è votre nom? Anna. Bellissima Anna. Mon Dieu, quel choc. Merci Anna, merci. Alessandra. Pour le nom Margherita. Margherita. Grazie. Grazie tante. Buonasera. Il suo nome? Cléophée. Cléophée, ça existe en Italie.